Non sentirti mai solo. Alleviamo le sofferenze dei pazienti oncologici. È il progetto portato avanti da anni dagli instancabili soci della Carpe Diem, compagnia teatrale I Tinti, dalla Rotary Club Corigliano Rossano Sibaris e dall'Associazione Vincenzino Filippelli. È in tale contesto che di recente sono stati donati due lettini al reparto di oncologia dell'ospedale di Rossano. Uno per la sala visite e l'altro, motorizzato, per la sala ecografica, dove tra l'altro, dopo ben 15 anni, è giunto un ecografo all'avanguardia. Quanto è importante per un paziente così particolare come quello oncologico poter almeno usufruire di un po' di comfort? Io devo ringraziare veramente di cuore la Carpe Diem, l'associazione Filippelli, dei Rotary, che sono stati quelli più vicini in questi anni. Noi, da quando è andato via Carbone, è un piccolo episodio, e poi di altre direzioni, quando fu colpata l'ASPO, siamo stati veramente disagiati. Negli ultimi tempi c'è una nuova attenzione, abbiamo avuto questa apparecchiatura nuova, che è un ecografo di ultima generazione, che tra l'altro viene molto adoperato. Stiamo cercando di valutare anche cosa possiamo fare di originale, potendo determinare la fibrosi dei tessuti, vedere quanto la fibrosi può incidere sulla capacità di modulare la chemioterapia. Quindi qualunque attrezzatura che porta delle novità non è tanto importante in quanto tale, è importante se viene adoperata e se c'è il bagaglio culturale per poterlo fare. Il dottor Giuliano è arrivato nel 2006 all'ospedale Nicola Giannettasio di Rossano. Da allora tanto lavoro per dare risposte ad un territorio che negli anni ha fatto registrare un incremento dei casi di tumore. E non solo. Una terra di migrazione verso altre regioni e sempre più priva di collegamenti infrastrutturali. Ma in questi anni emerge un dato importante. Le prestazioni erogate sono passate da 400 a 3.000 all'anno. Il reparto di oncologia di Rossano è diventato oggi punto di riferimento a livello extraregionale anche nel settore della ricerca. Ora noi siamo radicati in questa attività che ovviamente è nazionale, perché l'oncologia non può essere provinciale. I contatti con gli altri centri, i protocolli di ricerca, lo scambio di informazioni, questo deve avvenire in maniera ampia. Noi abbiamo avuto anche la soddisfazione che alcuni lavori fatti qua sono stati presentati negli Stati Uniti, in Svizzera e in Europa come comunicazione ai congressi. E questo mi ha fatto molto piacere, perché un piccolo centro come Rossano, con poche risorse, è riuscito a essere dalla ribalta anche di realtà più blasonate. Oggi non si può fare oncologia senza pensare a fare ricerca, e stiamo ovviamente collaborando con l'Università Magna Grecia, con cui pensiamo in un futuro di essere molto più collaborativi. Quindi questa è una realtà che si sta muovendo, ma non c'è nulla di eccezionale. Come diceva Brecht, una cosa è l'eccezione, una cosa è la regola. Noi siamo la regola, e invece siamo considerati l'eccezione. Le poltrone, così come i lettini, hanno lo scopo di creare un ambiente più confortevole per i pazienti del reparto, così come le attrezzature e gli arredi donati nel tempo. Nel 2012, infatti, le associazioni avevano donato 5 poltrone per la chemioterapia. E nel 2013 l'arredamento e le attrezzature per la sala prelievi.
Sempre negli stessi anni, l'intitolazione della sala di chemioterapia a Vincenzino Filippelli e della sala prelievi a Eleonora Pignataro. Importantissimo il supporto delle associazioni e del mondo del volontariato per i pazienti del reparto di oncologia, in un territorio con un vastissimo bacino di utenza e segnato da una drammatica crisi economica che per molti rende un lusso anche accedere alle cure. Il reparto di Rossano riesce in gran parte a mitigare l'emigrazione verso altre regioni, ma, come sottolinea il dottor Iuliano, sarà solo con il nuovo ospedale della Sibaritide che si potrà davvero avere un'offerta sanitaria dignitosa. Se mi consente qualche minuto in più, vorrei togliere un sassolino. Noi facevamo la terapia su sedie che erano state prese dalla biblioteca. Quando venne un'ispezione della Regione Calabria, il presidente di questa commissione fece delle battute ironiche e le fece anche in giro per la Calabria. Però sa qual è la differenza? Che noi, grazie all'associazionismo, abbiamo modificato tutto. Abbiamo nuove poltrone che sono all'avanguardia. Il presidente della commissione è stato sotto processo per concussione. E questo significa che io sono molto soddisfatto, perché noi abbiamo lavorato con le mani pulite, come si diceva una volta, con tanto sul cuore e sui sentimenti. Chi ci giudicava rubava i soldi. Le immagini del reparto decorato, i murales, sono stati realizzati dalla figlia di un paziente oncologico. Un'ulteriore testimonianza di quanto sia importante, in questi casi, il ruolo dei volontari. Lo vuole già tu è vero, all'eccia po' tua po' po' ci tua po' po' po'